Con l'errore di Zanetti recupera il pallone Colombo, poi c'è Nobili che si invola all'altissima quota, la sfida tra lui e Barbieri, altro lungo in campo, tripla intanto presa da distanza siderale, vinta dalla formazione di Tortona allenata da coach Luca Ansaloni, che si è imposta di 5 lunghezze, 83-78, dopo una rimonta durata praticamente tutto l'incontro. Intanto canestro segnato da Monti. Federighini mette palla per terra, serve Nobili, difeso da Galli, lo attacca, va fino in fondo, 15, vuole correre ai ripari coach Lolli, richiamando sul cubo dei cambi il suo capitano Alessandro Grotti. Tripla intanto a rispondere, bellissima rimonta anche dal meno 16. Zanetti attacca mano sinistra, è bravissimo Nobili, dunque diventa ancora complicato pensare a una possibile rimonta di 22 punti, 211 centimetri. Cremona che adesso allunga addirittura sul più 24, Nobili virata verso Barbieri, difeso molto bene da Diavara, attacca Nobili con energia, ma Diavara adesso. Grotti per Nobili, è stato lui l'autore con 4 punti di questo parzialino in favore dei suoi, e adesso si prende una tripla a distanza. Grotti attacca Errica, scorribanda dentro l'area, passaggio fuori per Franceschi, e poi va da Barbieri con il piazzato piedi per terra, dando così il suo tabellino personale a quota 16. Croce attacca mano sinistra, nuovo più 19 per Cremona. Nobili strappe, attacca mano destra, va fino in fondo a subito.